Continuiamo con i nostri video tutorial dedicati ad Eredito. Oggi vedremo come dover inserire appunto una particella graffata. In Eredito 12, una volta che io ho inserito il mio fabbricato principale, adesso c'è la possibilità, cliccando sui mobili graffati qui in basso a destra, di andare semplicemente a inserire i dati dei catastali della graffatura. Quindi basta inserire direttamente sezione, foglio, particella e subalterno. Una volta inserito questo, clicchiamo su OK. Possiamo ovviamente andare a inserire sull'immobile anche più particelle graffate. In questo modo, ripetendo sempre la procedura cliccando su graffatura. E potremo quindi andare a inserire tutte le graffate legate a quell'immobile principale. In automatico nella stampa poi verranno riportate nella sezione corrispondente.